Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi dei portachiavi con gli stampi a forma di lettera, però voglio fare una prova che non ho mai fatto e quindi non so bene come sarà il risultato, però lo facciamo insieme, vediamo. Allora, io intanto ho già fatto delle cosine, le cose più noiose le ho già fatte, così evitiamo di fare il video troppo lungo. Allora, innanzitutto vi dico che sto usando la resina della Resin Pro bicomponente, quindi ho già mischiato il componente A con il componente B, ce l'ho già in questo bicchiere mischiato, e nello specifico in questo caso ho usato 30 grammi di componente A e 18 grammi di componente B, perché la Resin Pro, questa Resin Pro che sto usando io trasparente, con cui devo dire che mi trovo molto molto bene, ha la proporzione di 160, 100 di componente A e 60 di componente B. Magari, come ho già fatto, nella descrizione del video vi lascio una tabellina con i valori più diciamo che si usano un po' di più, così non dovete fare ogni volta i calcoli. E allora, cosa voglio fare oggi di particolare? Voglio provare ad utilizzare gli acrilici per colorare la resina. Io ho comprato la polvere o gli alcolici, oggi voglio provare gli acrilici, che sinceramente da qualche parte ho letto che gli acrilici non vanno bene per colorare la resina, ho visto in certi video che li utilizzano e io oggi voglio provare, quindi non so bene che cosa uscirà fuori, però voglio fare questa prova, quindi ho deciso di fare il video, così la faccio insieme a voi, così se anche voi vi state approcciando potete vedere quello che faccio io, se viene bene, se viene male, se è un errore o non è un errore, così lo faccio io e non lo fate voi se fosse un errore. E così ho deciso anche proprio di fare dei video dove faccio le prove insieme a voi e quello che viene fuori viene fuori. Magari non verranno fuori dei lavori perfetti, però credo sia utile anche fare dei video di questo tipo. Ditemi voi nei commenti se vi sembra logico, però ho deciso di fare anche questi video. Quindi adesso cosa vado a fare? Allora, intanto mi rimetto i guanti perché me li ero tolti un minuto, ma i guanti con la resina direi che è sempre meglio usarli, perché comunque sapete che la resina è un materiale che è tossico nel momento in cui è liquido, quindi nel momento in cui la miscelate è meglio avere sempre i guanti, la protezione anche per la respirazione. Allora, diciamo che in questo caso io sono delle cose talmente piccoline che vi devo dire che non sto usando quelle maschere che ho visto da usare per la resina, perché comunque siamo in estate, è tutto aperto, è tutto molto areggiato e quindi uso i guanti, ma non sto usando la maschera. È chiaro che nel momento in cui decido di fare dei lavori un po' più grossi, vabbè, mi attrezzerò anche con la maschera, perché comunque la protezione chiaramente è sempre la prima cosa e quindi è giusto utilizzarla. Allora, sto facendo fatica, vi starete chiedendo come mai sto facendo fatica ad infilare i guanti, ma perché visto che me li sono tolti e fa un caldo boia, praticamente le mie mani nei guanti avevano un pochino sudato e quindi adesso sto facendo fatica ad inserirli perché sono ancora un po' bagnati, ma ce la faccio, eccoci qua. Ok, quindi, allora, cosa vado a fare? Vado innanzitutto a mettere un po' della mia resina dentro un contenitore più piccolino dove andrò a mischiare il colore, quindi ne metto un po' qua così. Ok, allora faccio subito la prova con, guardate, proprio esagero, faccio la prova col viola che è bello scuro, così vediamo un po'. Allora, di colore bisogna sempre metterne pochissimo con la resina, quindi anche qua con l'acrilico non voglio esagerare, vedete, ne sto mettendo proprio una puntina, sinceramente non so se è sufficiente, però proviamo, ma credo che essendo scuro, allora già devo dire che vedo subito che a differenza degli altri colori che sono apposta per la resina, questo colore qua non mi piace proprio per niente, perché guardate, si sta sfaldando tutto,
Non mi sta colorando, aspettate che mischio ancora un po' e vediamo un po' se ha solo bisogno di sciogliersi bene. Perché in effetti gli acrilici, questi sono acrilici all'acqua e quindi con la resina obiettivamente cozzano un po', quindi ci sta che... Però io sono quasi sicura di aver visto in certi tutorial che li hanno utilizzati. E quindi... No, però vedo che proprio non mi piace. Devo dire, non mi piace. Allora, io faccio così. Visto che questa è una prova e la voglio continuare a fare, aggiungo ancora un po' di acrilico. Ne aggiungo ancora un po' di più. E comunque vedo di colorare. E poi vedremo quando è asciutto che cosa viene fuori. Perché magari non... Perché allora il problema è che se mettete troppo colore, per esempio... La resina non catalizza bene, quindi rischia di non asciugarsi, di asciugarsi in maniera irregolare, quindi ci sono tutta una serie di problemi. Allora, io fino a questo punto non ne ho avuti perché ho sempre usato il materiale che è apposta per la resina. Quindi adesso vediamo se con questo materiale, quindi con l'acrilico, se funziona oppure se succede uno di quei problemi lì. Sì, in effetti il colore non si... non è un colore, non è ben miscelato. C'è sempre il pigmento del colore che si è sì distribuito, ma è come se ci fosse una polverina. Vediamo se ve la faccio vedere, non so se si vede bene. È come se ci fosse una polverina all'interno del colore, della resina, ma la resina in realtà non si è colorata. È rimasta trasparente. Cioè, quindi c'è la resina, guardate, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, c'è là, c'è, aspetta, allora da questa parte, ok. Vedete che c'è la resina trasparente con dentro questa polvere. Io comunque faccio così. Allora, un portachiavi lo faccio lo stesso e poi vediamo quello che succede. Allora, nel frattempo lo lascio un attimino qua, questo lo lascio qui e vado a mettere nel mio portachiavi un po' di resina di questa trasparente. Così facciamo una cosina, vediamo un po'. Voglio fare. Ok, ho messo un po' di resina trasparente. Poi prendiamo un po' di foglia qui color argento e vado a decorare una parte qui del... Questa è troppo grande. Quindi vado a mettere un po' di foglia qui da questa parte, solo da un lato. Vediamo, eh. E poi vado a mettere, mettiamo ancora un po', ok, così, e poi vado a mettere il colore che ho fatto e vediamo un po' cosa viene fuori. Questo è un esperimento, quindi boh, non ne ho idea. Ok, quindi, allora prendiamo il nostro colore. E vado ad aggiungerlo da questo lato qui. Ok, il colore c'è, è un po' trasparente, però devo dire che non mi sembra male, se devo dirla tutta. Va bene. Ok, mettiamo ancora un po'. Ok, adesso vado ad aggiungere ancora un pelino di trasparente di qua perché altrimenti mi copre tutto il viola. Voglio pulirlo da questo lato. Ok, direi che basta così. Allora, facciamo che avvicino un po' la telecamera così vedete meglio. Eccoci, così.
Devo farlo anche prima, non ci ho pensato. Ok, perfetto. E questo diciamo che lo lasciamo così e poi vediamo quello che succede. Ora, qui ne ho ancora un po'. Posso farne, facciamo che ne faccio un altro perché non mi va di sprecare, non mi va di sprecare il colore e quindi faccio così. Sapete che io non voglio mai di sprecare, infatti con la resina è un po' un problema perché chiaramente è difficile fare le dosi giuste, giustissime e quindi ho sempre della resina in più che non voglio mai buttarla via e quindi alla fine faccio dei mix, anche se devo dirvi che spesso sono venute delle cose carine, senza volerlo. E così. Ok. Così non abbiamo sprecato nulla. Qua mi sono rimasti i pigmenti, vedete dentro, ma io faccio così, adesso glieli metto dentro. Voglio proprio vedere se la resina catalizza bene oppure no? Sono curiosa a questo punto. Li metto tutto bene dentro e vediamo cosa succede. Chiaramente per vedere il risultato dovrò aspettare domani, perché questa resina per catalizzare ci mette 24 ore. Anche se devo dire che adesso che è estate, quindi fa caldo, catalizza molto prima, quindi non sono proprio necessarie le 24 ore, però in qualsiasi caso domani vedrò quello che succede. Faccio che aggiungere un pelino di nuovo anche qui di foglia argentata. Vediamo un po' se riesco a prenderla. Devo dire che questa qui è un po'. Ok, vediamo un po'. Avrei dovuto metterla un po' prima perché adesso non riesco bene a romperla, perché sennò rischio di fare un po' un macello, ma non importa. Mettiamone ancora un cicinino. Perfetto, così. Ho la luce del lampadario che riflette sulla resina, che è lucida, che a me piace un sacco la resina proprio per questo. Ogni tanto non vedo bene, metto ancora anche un po' qua, guardate. Facciamo così, mettiamone un po' anche qui sul viola. Ok, aggiungo qualche goccia di trasparente perché ci vuole. Ecco, adesso siamo a posto. Ho aggiunto ancora qualche goccia perché se riesco a metterlo bene che faccia leggermente una bombatura, quando tolgo i portachiavi sono perfetti, cioè sono a posto e non devo più. E non devo più fare la seconda passata di resina per rifinirli. Quindi per questo vado a fare questo lavoro. A questo punto non mi resta che metterli a riposare e ci vediamo domani per continuare il video e vedere un po' il risultato se è accettabile oppure no. Sono passate 24 ore da quando abbiamo messo a riposo le nostre lettere portachiavi e adesso le smontiamo e andiamo a vedere come sono venute. Questo è il rovescio e già mi piace. Allora, è questo qui, guardate. Devo dire che è leggermente trasparente e si vedono. Sapete che vi avevo fatto vedere che c'erano quella specie di nebbiolina, come se il colore si fosse diviso. Non aveva colorato in maniera uniforme e si vede anche nel portachiavi, però sinceramente vi dirò che non è affatto male l'effetto. Quindi non escludo che utilizzerò di nuovo gli acrilici con altri colori per farli, perché non mi dispiace il risultato finale. Vediamo anche la nostra C. Guardate, questa è quella dove avevo colato tutto il pigmento che era rimasto attaccato alla ciotolina. Infatti, in questa parte qua non è più trasparente, guardate. Non è più trasparente, ma è rimasto opaco. Boh, vi dirò che
Allora, i pigmenti, adesso poi farò qualche video con i pigmenti, con la polvere che ho per fare i portachiavi apposta per la resina, che ha una resa decisamente diversa perché è un po' brillantinata, bellissima. Però, il mio esperimento con gli acrilici, devo dire che non mi dispiace affatto, quindi non escluso che per qualche necessità particolare, per qualche colore particolare che magari non ho, non lo possa riutilizzare. Ok, questo è il risultato finale. Spero che questo video così vi abbia dato qualche spunto. Abbiamo visto insieme un po' se si possono o meno utilizzare gli acrilici ad acqua che mi avete visto tante volte utilizzare per altre cose, per decoupage, per scrap vari, insomma, per cose completamente diverse dalla resina, però io ho voluto provare. E se avete dubbi o domande, scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. E come dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, un abbraccio e buona giornata. Ciao ciao!